andare alla riscoperta di monumenti e luoghi della città di Salerno. Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento sabato e domenica con Salerno a porte aperte e la scuola ad otto monumento, con i vari istituti salernitani che si sono dedicati a diversi aspetti del patrimonio artistico, architettonico e culturale del territorio. Obiettivo puntato anche sul Salone dei Marmi ed in generale sul Palazzo di Città a Salerno, adottati dalla scuola media Torrione Alto. I ragazzi delle medie della Torrione Alto hanno adottato il Salone dei Marmi con molto entusiasmo, anche perché era un luogo semi sconosciuto, anche se voglio dire fruibile in tutti i momenti, però hanno accolto questa iniziativa con gioia e l'hanno analizzata sia dal punto di vista artistico, prettamente artistico, che quello storico chiaramente. Un viaggio insomma nel passato, tenendo conto che il Salone dei Marmi ha ospitato anche la riunione del governo dopo l'Italia liberata, e poi lei diceva è stato anche analizzato l'aspetto invece proprio dell'artistico, quindi della stessa sala. Sì, perché a partire dalle pitture di Pasquale Vallone alle sculture stupende di Chiaromonte e poi tutti i particolari architettonici del palazzo, anche se per noi è stata veramente una riscoperta, per me stessa, anche dell'arte dell'epoca fascista che contraddistingue questo edificio e che veramente costituisce un gioiello per la città di Salerno.